Buongiorno a tutti amici del torneo 7 Bello, nuova puntata dello Studio 7 per una nuova giornata del torneo che comincia a dare i suoi frutti in quanto a spettacolarità, soprattutto grazie alle nuove squadre che si sono iscritte in questa edizione estiva. Prima di andare avanti con la nostra consueta lettura e analisi dei match appunto che si sono disputati, volevamo chiedere scusa per il ritardo nella pubblicazione dell'ultimo Studio 7, ma solitamente la prima settimana di torneo è sempre quella più caotica. Vedremo di non ripeterci più in questi ritardi. Cominciamo quindi subito nel leggere le partite che si sono disputate in questa seconda giornata, partendo dal girone A, con la partita tra Neverstones e Fronte, le due squadre rivelazione dell'ultimo torneo, terminata con la vittoria dei Neverstones per 4-2. Jack Daniels, CSO, Chiquita Team, finisce con la vittoria della squadra di Mario Giuffrida per 5-2, il Chiquita Team appunto, mentre The Avengers, Lunis Team, scusate, finisce con un pirotecnico 9-11, una partita davvero entusiasmante. Per quanto riguarda invece Deportivo La Corogna, la Piazzetta, sarà una partita che verrà recuperata questo venerdì alle ore 22, assieme a un'altra partita del girone B tra Punto Scommesse e Found Strongest. Per quanto riguarda quindi il girone B, le partite che si sono disputate proprio ieri sera sono PTS Cristianoni, con la vittoria dei Cristianoni con un netto 7-0, Campari Red di Crash finita con uno spettacolare 3-3, spettacolare in quanto il Campari Red si presenta in campo con un uomo in meno e con una forte emergenza di giocatori, visto l'assenza degli uomini simbolo ormai di questa squadra, Trigomi, Buongiorno e tanti altri che davvero mettono in emergenza la squadra, ma la grandissima prestazione di Orazio Gravagna riesce a portare questo punto davvero insperato al Campari Red. Ultima partita della giornata, Sparta Caffè Moscerini, terminata con la vittoria del Caffè Moscerini per 5-2. Cominciamo proprio da quest'ultima partita con una nuovissima e grande prestazione di Beppe Messina, che riesce a prendere per mano la sua squadra in un momento davvero di crisi per quanto riguarda la stessa partita e riesce a portare alla vittoria. Partita cominciata in discesa per la squadra dei Fratelli Siriano. Purtroppo l'iniziativa dello Sparta, che ha dimostrato davvero ancora una volta di essere un'ottima squadra nonostante le due sconfitte finora ottenute, quindi questo vigore appunto della squadra dello Sparta ha messo in serie difficoltà il Caffè Moncherie, che dopo un secondo tempo davvero caratterizzato da forte nervosismo da parte di tutta la squadra, è riuscita nel finale a portare a casa una vittoria che davvero porta tanto morale alla squadra. Altra partita veramente bellissima, come vi abbiamo già detto prima, è quella del girone A tra The Avengers e Lunis Team. Una partita davvero entusiasmante degli Unis Team, che nel loro debutto, in quanto hanno saltato la prima partita di campionato, verrà presto recuperata, appunto un esordio col botto. 11 gol e se non fosse stato, diciamo, per la disattenzione degli ultimi 10 minuti, il divario sarebbe stato nettamente superiore. D'altro canto, si hanno trovato di fronte una squadra prettamente offensiva, in quanto i The Avengers schierano in campo una formazione che dire zemaniana è dir poco, visto la presenza di Morelli, Duca, Ninfa, Maestosi e il nuovo acquisto Fulvio Pantò, una squadra priva da questo punto di vista di difensori, con l'unica eccezione di Andrea Giuffrida, che purtroppo davanti a una squadra così tecnica come quella di Salvo Strano, Nicosia e Basile e appunto gli altri componenti dell'Unis Team ha potuto fare ben poco. Grazie appunto all'arrembaggio finale e diciamo alla poca resistenza degli avversari e ai 5 gol di Ninfa finali, che sicuramente hanno il loro prestigio, sono riusciti a
diminuire lo svantaggio che prima era davvero abissale. Ultima partita degna di nota è sicuramente quella tra, come abbiamo detto prima, tra le squadre rivelazioni della scorsa edizione del torneo Sette Bello, tra Neverstones e Fronte, una partita veramente giocata alla pari fino agli ultimi minuti. Purtroppo Salvo Magrida, per quanto riguarda il Fronte, non era in ottime condizioni fisiche, l'aveva detto anche prima del match. D'altro canto, il nuovo acquisto del Neverstones, Sebi Musar, ha fatto una partita veramente incredibile con una doppietta che porta questi tre punti davvero fondamentali in uno scontro diretto come quello del Fronte che, come sappiamo, non può far altro che portare grande morale all'interno dello spogliatoio. Passiamo adesso al Team of the Week di questa settimana, non ce ne vorranno i colori quali non sono stati inseriti, ma abbiamo deciso comunque di mettere quelli che secondo noi sono stati sicuramente i più meritevoli, visto che i posti sono soltanto 7. Cominciamo dalla porta con Anastasi del Chiquita Team, autore di una bellissima partita nella vittoria contro il Jack Daniels. In difesa alla porta dei Cristianoni che, come si può notare dal risultato 7-0, è stato davvero insuperabile in questa partita e, diciamo, i Cristianoni con questo 7-0 riscattano quella che è stata la brutta prestazione in campo e fuori della scorsa settimana. Accanto alla porta in difesa Maurizio Fortuna, anche lui autore di una bellissima partita, Maurizio Fortuna di Crash contro i Campari Red. Purtroppo la sua ottima prestazione non ha portato alla vittoria sperata a inizio partita. Al centrocampo posizioniamo La Piana, sempre del Chiquita Team. Sappiamo quanto è importante questo giocatore per la squadra di Mari Giuffrida e la sua assenza nel finale di campionato della scorsa stagione si è fatta sentire non poco. E sempre al centrocampo i due migliori giocatori degli Unis Team, Nicosia e Basile, autori di una partita davvero eccezionale. In attacco non potevano esserci Orazio Gravagna, autore di una tripletta nella partita tra Campari Red e Dick Crash. Per questa settimana abbiamo terminato, non andrà subito in onda il sondaggio per la top 5 di questa settimana in attesa dei recuperi di venerdì sera. Quindi per questa settimana è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con la terza puntata dello Studio 7.